Buongiorno a tutte ragazze. Allora, mi sono svegliata da un'oretta, sono come vedete le 9:30. Ho deciso di fare questo piccolo vlog, sarà molto breve, non penso sia tutta la giornata, perché voglio andare alla Lidl stamattina perché ho visto che sono uscite alcune cose di materiale. Scrap, ci sono dei timbrini, degli adesivi, del nastro adesivo. Voglio andare su a vedere se è rimasto ancora qualcosa. E visto che non dista tantissimo da casa mia, voglio andarci a piedi e quindi vi porto con me per fare questo pezzettino di strada. Ho fatto colazione, adesso sto guardando Rai 2 che c'è Sabrina, Vita da strega, mentre sto aspettando che inizi Carabinieri su Rete4, anche se li ho già visti tutti, ma mi piace rivederli. Vi faccio vedere velocemente, velocemente, così metto dentro tutto quanto su questo piccolo vlog, quello che ho comprato ieri pomeriggio, che sono andata in centro dove abito io. Visto che avevo ancora degli sconti, delle tesserine, mi sono presa questa che è un gel detergente sfogliante per pelle miste e grasse, visto che io ho la pelle mista, rinfrescante e astringente, è proprio il pelmo rosa. Io e mia sorella la volevamo provare, visto che l'avevamo scontata al 50%, noi con l'altra maschera, crema, quella la mela verde, ci troviamo bene, allora ho detto proviamo anche questo gel detergente. Poi mia sorella si è presa questo, che è latte corpo con olio di mandorle dolci, che è appunto un latte corpo, deve essere buono, dobbiamo ancora. Noi di solito abbiamo il bagno doccia ed è buonissimo, e questo sarà comunque sulla sua falsariga. Questo, e poi vi dico anche tutti i prezzi, anzi vi dico anche adesso i prezzi. Allora, il latte corpo l'abbiamo pagato 6,99 e il gel detergente 5 euro e poi abbiamo preso due burro cacai, se si le dicono così, due burro cacai. Allora, questo è stick protettivo labbra latte lampone con vitamina E, ce l'ha preso mia sorella. Io invece non ho resistito al latte caramello, che è ha un profumo proprio da latte da caramello, che è una roba impressionante, buonissimo. E questi li abbiamo pagati tipo, erano scontati al 64%, li abbiamo pagati sui 3 euro e qualcosa. Ma adesso ve ne faccio vedere, vi faccio vedere il mio dentro com'è. Sì, abbiamo preso proprio pochissime cose, ma senza fare tanti video di acquisti, robe vari. Faccio vedere direttamente qui, è fatto così, vedete? Così, e poi è semplice ed è proprio color così. E l'altro penso sia rosa. Bene, questi sono gli acquistini che abbiamo fatto ieri e poi mi ha dato dei campioncini, sempre gli stessi, ormai ne ho una caterba. Vaniglia e cardamomo, latte per il corpo. Shampoo, olio di noce, frutti rossi, che io questo lo uso e l'ho finito e ieri non c'era, dovevo comprarlo, vaniglia nera, bagno doccia. Bene, adesso io mi vado a cambiare, mi vado a preparare e poi ci vediamo quando esco. Prima di uscire sto guardando dal sito della Lidl, se vi faccio vedere, vedete, le offerte di ieri, da lunedì 7 gennaio, perché appunto oggi è martedì. E allora stavo guardando che appunto ci sono i blocchetti dei cartoncini colorati, che è questo a 2,49. Poi ho visto, ci sono set di forbici che potrebbe interessare a mia mamma. Poi vari raccoglitori, penne, colle. Stavo guardando se c'erano gli stampini. Allora adesso devo guardare e poi, giusto perché volevo vedere, qua è per la cucina. Ma che belli i taglieri in legno! Bello,
bicchieri. Boh, allora adesso, vabbè, quello che cercavo non l'ho trovato. E boh, allora adesso mi metto le scarpe e esco. Boh, ci vediamo appena sono prontissima per uscire. Ok, sono pronta. Sono le 10 e qualcosa. Ci ho messo solo le mie scarpette nuove, guardate. Le ho presi ieri da Pittarello, no, sabato, scusate, da Pittarello, perché avevo bisogno di un paio di stivali con il pelo, perché quelli che avevo ormai il pelo dentro non faceva più la sua funzione di tenere caldo, anzi, e le ultime nevicate qui poi ho usato quelli e praticamente devono essersi rovinati, entrava l'acqua. Allora li ho presi grigi, qui poi vedete hanno dei laccetti, ma sono bellissimi perché hanno tutto questo pelo morbidissimo dentro, tengono un caldo. Li ho pagati da Pittarello, c'erano gli sconti intorno ai 20 euro, sì, non di più. Bene, adesso vado perché se no non arrivo più dove devo arrivare, anche perché saranno comunque buoni 10 minuti di strada. Allora, apriamo, chiudiamo tutte le luci. Sì, ho preso su tutto. Ok, allora scendiamo e incamminiamoci perché ci vogliono, come ho detto, sì, 10 minuti, non di più. Poi io taglio per il parco, così vi faccio vedere anche il parco grande del mio paese. Ok, adesso speriamo di non trovare nessuno in giro per la strada, se no mi prendono per una deficiente. Io vado per di qua perché vedete che c'è una strada anche di qua, soltanto che dopo mi è un po' più lunga, allora io vado per di qua. Queste qui sono le mie scuole elementari, dove io andavo a scuola elementare. Adesso mi muovo anche perché sono le 10 qualcosa, c'è un quarto saranno, e mia mamma dovrebbe anche tornare a casa intorno 10 e mezza, 11, quindi sì, vorrei anche farmi trovare a casa, poveretta. Dopo una giornata, sì, di lavoro. Ok, allora, una giornata molto molto bruttina, perché ieri c'era il sole, ma ca già caldo comunque. Oggi invece, essendo comunque l'8 gennaio, non fa neanche tanto freddo. Qua da noi questa giornata, e noi siamo in montagna, nelle Dolomiti, cioè paeselli delle Dolomiti, non fa freddo, cioè io sto benissimo così come sono. Adesso le macchine che passeranno mi prenderanno per una stupida. Lì ce n'è un signore fermo, vabbè, non importa, comunque il tempo fa proprio schifo. Allora, sono a casa, ho dovuto spegnere la videocamera prima mentre stavo camminando perché a parte che ho incontrato un mio vicino di casa, ma poi la batteria mi ha proprio abbandonato e quindi non sono riuscita più a filmare altro, anche se avevo voglia comunque di farvi vedere il parco e poi appunto la strada che faccio per arrivare alla Lidl, però mi ha abbandonato. Ho provato a riaprirla varie volte, ma niente. Allora l'ho messa sotto carica, sono arrivata tipo da un quarto d'ora, sono le 11, quindi ho fatto anche in fretta, a dir la verità, un'oretta tra tutto quanto. E allora ho preso quelle tre cose che dovevo prendere. Praticamente ho preso, vabbè, il cartoncino e i timbrini che vi farò vedere in un video nell'altro canale. E poi ho preso appunto i taglieri che avevo visto prima nelle offerte in internet. Sono appunto 6 in legno, molto molto belli, con allora poi il portataglieri, e vi dico anche quanto li ho pagati: 6,99, 7 euro praticamente li ho pagati, ma sono molto belli. Io li avevo quelli in plastica che avrete visto anche in qualche video di ricette, soltanto che sono un po' tutti quanti graffiati, e poi questi mi piacevano particolarmente, allora li ho presi. Ho preso anche le altre due cose che mi servivano, anche se mi ero un po' disperata perché non riuscivo a trovare i timbrini. E ero andata là apposta per prendere i timbrini, poi alla fine girando girando li ho trovati. Quindi adesso mi sa che
metto a posto un po' a casa e poi vedo cosa magari far da mangiare. Penso di fare il risotto con gli asparagi, che ho visto una ricetta qua su YouTube da Andrea, che è il ragazzo di Onorina, Pepper Chocolate. E infatti mi sa che adesso andrò a tirare fuori gli asparagi e li vado un attimo a scottare nell'acqua bollente e poi boh, vedo cosa fare un po' in casa. Il pomeriggio non so esattamente cosa fare. Oggi è martedì, boh, non lo so perché di solito anche con l'altra, con la compagnia così il pomeriggio si esce un po', si fa una passeggiata, magari si va al bar a bere caffè insieme, però appunto devo vedere anche perché stasera devo andare al gruppo giovani, perché appunto seguo il gruppo giovani della mia parrocchia, quindi non so. Boh, è un dilemma. E non so neanche se il vlog finisce qui o continua, perché boh, dipende. Se magari usciamo, vi porto con me, ma non è niente di che. Sì, è in giro per il paese, non è niente di che. Boh, allora adesso vado a tirare fuori gli asparagi e non vi saluto qui perché magari faccio un saluto più bello, magari dopo. Eccomi qua. Allora, come prima vi dicevo, faccio il risotto con gli asparagi. Ho già lessato gli asparagi, sono 1:08. Mangiamo tardi perché dobbiamo aspettare mia sorella che torna da scuola, così poi mangiamo tutte e tre senza fare doppi mangiari e così. Quindi adesso vado appunto a tagliare su tutti gli asparagi, poi metto su il riso. Non vi farò vedere la ricetta perché come c'è già, io l'ho presa da appunto da un qua su YouTube da Andrea, quindi non vi sto qua a far vedere la ricetta, magari vi faccio vedere il piatto quando appunto prima di servirlo in tavola. Allora ci andiamo.